sviluppare una cultura del governo aperto ai tempi dell'intelligenza artificiale, il primo passo importante è quello di non dimenticarsi dei vecchi grandi problemi, come quello del divario digitale, che ancora oggi è molto importante. In secondo luogo, ricordarsi che i dati, il modo in cui collezioniamo i dati, il modo in cui classifichiamo i dati, è un'attività non neutra, è un'attività che deriva da una decisione a monte, da una decisione politica di come trattare questi dati. Infine, è molto importante ricordarsi anche come la tecnologia non sia una magia. La tecnologia come salvifica è una visione della tecnologia che non porta a nessun tipo di attività positiva per il benessere collettivo. Quindi, in sostanza, bisogna sviluppare un'idea critica della tecnologia con la quale ragionare attorno ai problemi e non aspettarsi una soluzione facile ed immediata.